Lo sbaglio dell'uomo col suo orgoglio dell'intelletto e della propria virtù è quello di ignorare il problema del male presente in lui. La conseguenza è che l'annullamento della realtà della colpa e della corruzione della natura dell'uomo produce sempre l'annullamento dell'ordine morale del mondo. Certo, l'uomo si ribella alla profonda condanna morale di sé che avverte dentro e cerca in tutti i modi di sopprimerla. Ma il suo conflitto morale può essere risolto solo da una reale opera espiatoria. Perciò dobbiamo comprendere che l'umanità ha bisogno più di ogni altra cosa di un'espiazione reale, verificatasi nello spazio e nel tempo. Dunque, secondo la concezione cristiana del mondo, siccome c'è il peccato, c'è bisogno di un Redentore, che è Cristo Gesù, il Signore della Gloria.